e 16 anni prima principiato andare alla caccia. Prima facevo la caccia, c'era ogni cosa, c'era giardini, c'era tutto prima. Poi finito la caccia lì e si è principiata a praticare il padule. Quando il principiato a fare questi fischi, io principiato a fare il fischio del priviere, allora si poteva tirare anche a priviere. E c'era un vecchio che diceva a me, Tonsino mi faceva, non mi fare le bocchette qui, fate qua giù. Allora principiato a fare così. Allora io e la mia moglie, mi principiato a fare questi, ero cacciatore allora, avevo più di 16 anni, anche 17, andai a Crespina e principai a picciare il primiere. E mi faceva a me le gente, ma chi ce lo leva il primo? Invece andavo sempre lui perché mi conoscevano, capite che. E poi principai a frequentare, invece, perché non vai anche a Porta Romana? Porta Romana e principai a picciare. Mi piaceva a me, ma chi ce l'aveva il primo? Tanto e diceva sempre che l'altro. Poi gente le mormoronno e ci fanno a dire, porca mazza, faccio dice, per il primo lì e Tossino lo picciava meglio, capito? E sopra piccifare, andava tutte le sere a piccifare con le mie figlie e la mia moglie stava a casa, le figlie venivano. E lì piccifai, Salzana facevo il trionfo, le gente un affuramento a sentire la sua paura. Poi sono principato ad andare a Lago di Garda e poi tutte le fiere della Toscana l'ho fatta fino a uno e mi sono sempre portato bene. Allora la mattina si sente le pavoncelle le fanno. Le cantano da sé e poi le fanno tante volte insieme, si danno e ci fanno qua dietro i pezzi qui. Poi si sente la mattina, si sente fare. La mattina presto il pibere fa. Non fa tanto bene il capiccio però, Ma qual è quello più difficile da costruire e da fare come suono? Ce n'è uno più difficile sono questi. Sono codesti? Sono questi. Ecco. Allora, questo è il primiere della mattina e va. Pianino e poi fa due quando è in terra poi fa e lui piano piano viene di pedina, viene il capanno. Allora quando si sente vicino alle stampe e si fanno per fermarlo e si ferma. Poi il giorno quando vengono, allora ci vuole un fischio che sia di corpo, da lontano. Allora si fischia un fischio da lontano, Madonna Santa. Allora pigliamo questo, via. Allora, da lontano si fischia. Fanno così. E si sente fare per l'aria. Ci va senza fare per l'aria. Ecco, ma allora scusi una cosa è doppia, cioè una cosa è lo strumento, sì, però lo strumento. Poi bisogna sapere cosa fischiare. Certamente. Allora, quando sono vicini,
quando sono lontani si sente fare, allora sono lontani per venire e poi ci fanno fare loro, e poi sono... Allora sono così qua. Quindi fate proprio un dialogo, insomma. Esatto, esatto. Poi quando sono vicini alle stampe bisogna sapere la distanza uno dove gli vuole buttare. Apre le padule e se c'è un picciatore e l'ascolta come fa a picciare un pipicchio, lui gli fa guarda anch'io, andando da casa, non sapevo picciare. Sentivo picciare, lui faceva il solito verso, piano piano. E tu impari, si impara. Ecco, ce ne sono, quanti siete a fare, anche qui in Toscana, a fare io e ce n'è un altro, ma ora ha smesso di fare perché non c'è la produzione. Invece io la produzione ce l'ho perché c'è chi me li dà. Certo. E purtroppo anche quando uno fa questo qui, non si va dal macellaro e si piglia più la roba e fissi gli ossi e basta. Qualche volta va a comprare un po' di altro per mangiare a noi, allora te li lascia volentieri, capito? Ma quello se va lì, grazie, arrivederci, non gli dà più, ha capito? Ecco. Viene, si sbaglia a fischiare, allora si fa. Sparisce, eh? Va via. Allora, per ripigliarlo, bisogna fare. Ma perché sbagliate voi a fischiare, non che li volete mandare via? Ah, ecco. Forte sì, per godersi di più la curata. Allora mi ha fischiato sbagliato, ma via. Allora fatemi capire, il vostro obiettivo non è tanto di sparare o di ammazzarli così, è più che altro di fare tutto questo gioco, sì, così come, ma no, come il colombaccio è più da levare. No, li ammazzano gli altri. Non ho io, perché io sono a fischiare e gli altri sono a aspettare. Ah, ecco, c'è proprio... È quello, ha capito? Allora... Per la Favoncella, per esempio, io ho picciato la mattina presto, la mattina presto si sente le Favoncelle quando le picciano, ma non si va. Sento la lontana. Senti le Favoncelle, manti anche Favoncelle, una bonna cesta, un po' di mattina. E allora poi tu vedi l'arsano, si alza e si va. Ora io fischio per farle sentire, però non si fa così a fischiare. Esatto, va. Va un po' scalato, un po' rallentato, non si fanno, non va bene. Sì. Ecco, quanti tipi di richiami ha per quanti tipi di uccelli differenti? Tanti, di questi qui, no? Tanti, ora guardi, allora li farò sentire una savurina. Anche qui fu troppo fitto, allora mi ha fatto così. Va bene? Ora gli farò il codone, è tutto diverso. I morti fanno a picciare così. Invece... Non va bene. Allora si fa il chiurlo. Con roba che non sanno usare le gente. Ha capito? Sì. Ecco, per esempio questa. Tanto il cacciatore, sapete, il duro mafina, non capisce. La mia via io. Allora, con questo. Con questo, però si fa con questo, anche se si fa con questo, vedi? Si fa con questo, vedi? Carissima, questo è il bottaccio, questo è il sassello, vedi? Sassello, vedi? Questo è la lodo, vedi? Questo si fa in merda e tordo. Ma io le faccio con questo. Ma bisogna sapere che devo fare. Certo, bisogna sapere. È facile. Questo è il meglio. Questo l'era? Il merlo. Il merlo, eh? Questo è il buttaccio. Senta, per finire questa prima parte, quanto gli c'è voluto per imparare un po' tutto questo? Questo l'ho imparato quando ero ragazzetto, andavo a caccia con un vecchio.
Ecco, vedi, quindi è una tradizione. Non avevi portato la macchina. È una tradizione che si rimanda. Di... Esatto. E lei la trasmette anche a qualcun altro per. Trasmette, no? Ma mi parla. Questo è il sassello. Con questo si fa anche lo storno. Non è che ci invadono ora gli storni, sulla sera, no, no. Perché il problema è gli storni. Con questo si fa anche il filunguello. Museo Venatorio Itinerante. Sì. E lei? Andevo più, troppo, non vanno più ora. Ecco. E buono, io la porto sempre. Bene, grazie per ora. Girati che c'è la maglietta, si vede meglio. Gira. No, io no, no, dietro. Dietro, guarda. Eccolo. Museo Venatorio Itinerante. Grazie per ora, Pietro. A presto, allora. Va bene.